Ciao e benvenuto ad una nuova puntata della serie Intagliare il Legno. Sigla! Questa volta rientrerò di nuovo nel mondo di Harry Potter. Un mondo magico, non ci se la fa a restarne fuori. Andrò a plasmare un pezzetto di legno per creare la bacchetta di Sirius Black. Ma ora basta parlare, andiamo ad intagliare! La bacchetta di Sirius Black è stata fabbricata da Ollivander, con come nucleo una piuma di fenice e come legno il truciolato. Si dice che il segreto di Ollivander risieda nel come riesce a selezionare ed accoppiare i nuclei con i vari tipi di legno. Ma torniamo al nostro Black. Conosciuto anche come Felpato, era un mago puro sangue appartenente alla famiglia Black, molto amico di Lily e James Potter e padrino di Harry Potter. Sappiamo un po' tutti come muore e per mano di chi. Io ci sono rimasto troppo male, a tal punto da sperare ad ogni pagina del libro che tornassi di nuovo in vita. Che pezza. Sirius, quando arrivò a Hogwarts, fu smistato nella casa di Grifondoro, a differenza del resto della sua famiglia, che furono tutti messi nella casa di Serpeverde. Forse è per questo che lo odiavano parecchio. Sì. Una curiosità carina è quella che lo stemma della famiglia Black è costituito da due cani, due stelle e una spada. Ed il nome datogli dalla sua famiglia deriva da una stella, più precisamente Sirio, che è la stella del cane, la stella più luminosa della costellazione del cane maggiore. Considerato che Sirius si trasforma in un grosso cane nero, quando diventa un animagus, possiamo dire che la Rowling ci ha dato già un bel suggerimento all'interno del libro. La Rowling, inoltre, ha scritto sul suo sito ufficiale che le piace molto Sirius, anche se non crede sia la persona più meravigliosa del mondo. Questo perché secondo lei è bravissimo ad esporre splendide filosofie personali, ma non sempre razzola bene. Fa qualche casino in poche parole. Questo diciamo è quello che vi volevo dire su Sirius Black. Se avete altre cose da raccontarmi, lasciatemi un commento qui sotto. Sono sempre curioso ed in cerca di nuove notizie. Eccoci di nuovo qui. Qua sotto potete vedere la bacchetta terminata. Spero che vi piaccia, veramente. Spero che vi piaccia veramente tanto. Ho cercato di fare il possibile per cercare di avvicinarmi sempre di più a quello originale. Ho fatto un po' di ricerca in giro, ho visto un po' di immagini e spero che comunque ci sia riuscito almeno per un pochino. Detto ciò, vi invito a mettere mi piace, a condividere il video e se non siete ancora iscritti a iscrivervi al mio canale, tanto è gratis. E inoltre, per qualsiasi altra cosa, a lasciarmi un commento qui sotto. Detto ciò, ciao e al prossimo video!